Vasco Sciotta è il comandante dell'ottava divisione dei pirati di Barbanera ed era uno dei leggendari criminali condannati a vita al sesto livello di Impel Down. È stato poi liberato da Teach ed ora è uno dei suoi 10 comandanti titanici. Per molti di voi è un po' azzardato, se non totalmente inutile, provare ad ipotizzare qualcosa sui sottoposti di Teach. Per voi infatti abbiamo pochi indizi e quindi ci sta quello che dite. O forse no. Ma in realtà, quanti di voi ascoltano veramente tutto quello che dico io in queste premesse? Perché sinceramente ho il vago sospetto che molti le skippino, quindi bla 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 e vediamo chi se ne accorge. Ciao a tutti ragazzi, qui Ronin come sempre, oggi siamo sulla versione 2.0 della rubrica teorie. Prima di proseguire però, sigla! Prima di trattare i poteri di Vasco Sciotta nello specifico, però, voglio ricordarvi comunque due cose, come sempre in realtà ultimamente. La prima è che, appunto, come sempre, la maglietta che sto indossando, così come tutte le magliette che indosso in ogni video, è reperibile su Pumpling, sito con cui collaboro ormai da praticamente oltre un anno. Inserendo il codice RONIN93 durante l'acquisto, potete ottenere uno sconto del 20% su tutti i protetti a manimi, videogiochi e serie TV presenti sul sito, anche su quelli già belli scontati. La seconda info invece è più un promemoria, vi ricordo che su Instagram tutte le settimane faccio sondaggi regolari per decidere il video che uscirà sul canale il lunedì successivo, quindi se volete avere potere decisionale in merito vi basta seguirmi su Instagram e seguire le storie che pubblico regolarmente votando di volta in volta i video che vorreste vedere su questo canale. Bene, marchettata, reminder finiti, torniamo al Kurohige di oggi. I pirati di Barbanera sono molto più forti della maggior parte delle ciurme presentate. Quattro dei membri erano rinchiusi al sesto livello della Grande Prigione, il quale è destinato a coloro che devono essere cancellati dalla storia per via delle atrocità commesse. La Marina infatti afferma che anche uno solo di essi, lasciato in libertà, potrebbe mettere a rischio la sicurezza di un'intera nazione. E ulteriore dimostrazione della loro forza è che il capitano, Teach, considera una della peggior generazione come Girly Bonnie troppo debole per poter far parte dell'equipaggio. Sempre durante il salto temporale è probabile che i membri della ciurma di Barbanera siano diventati ancora più forti. Infatti, secondo le parole di Jinbe, hanno iniziato a dare la caccia ai possessori del frutto del diavolo più potenti per impadronirsene e potenziare, in quel modo, le proprie fila. A livello narrativo, Oda ha quindi essenzialmente due opzioni. La prima verte sullo sfruttare frutti del diavolo già visti e conosciuti. L'altra invece è quella di dare ai membri della ciurma di Barbanera frutti nuovi e che quindi venga off-pannellizzata la loro caccia ai frutti. Io personalmente credo che Oda utilizzerà entrambi i metodi, ma sceglierei poteri in modo specifico, sulla base delle caratteristiche dei personaggi. Ma perché dico questa ovvietà? Perché lo stesso Teach sappiamo essere un esperto di frutti, e quindi dovrebbe puntare a dare ai sottoposti poteri affini alle loro peculiarità. Sfruttando quindi le caratterizzazioni date ai capitani e le loro possibili prefigurazioni, possiamo provare a dedurre quale sarà il loro frutto del diavolo. Come preannunciato, oggi parliamo di un evaso di Impel Down. Oggi parliamo di Vasco Sciotta, detto l'ubriacone. Le sue abilità combattive non sono state ancora mostrate, ma è abbastanza forte da essersi meritato il sesto livello di Impel Down. L'altra dimostrazione della sua forza è data dal fatto che Barbanera abbia scelto solo i prigionieri più forti. Come i suoi compagni comunque è stato colpito in pieno da Sengoku, ma si è poi rialzato senza alcuna difficoltà. Come ci suggerisce il suo soprannome, lui è un alcolista cronico, al punto di invadere città solo per avere più alcol. Fedele al suo soprannome, porta sulla schiena una zucca per contenere i liquori. A causa del continuo abuso di alcol, ha un aspetto da ubriaco, e l'otre che porta sulle spalle possiede inoltre il kanji che indica la parola sake. Sembra avere un carattere molto feroce, al punto di chiedere a Barbanera il permesso di poter uccidere tutte le persone a Marineford, indipendentemente dalla loro forza. La sua risata tipica è Topu Topu Topu, la quale cita Topu, che in giapponese indica l'atto di versare qualcosa di liquido. Non si sa però quanto l'alcol influisca sulla sua personalità. È un uomo grande e rotondo, le cui dimensioni tra i pirati di Barbanera sono seconde solo a quelle di San Juan Wolf. Dopo che è stato liberato da Impel Down, indossa la classica divisa da detenuto a strisce orizzontali bianche e nere, ha un naso molto lungo e sorride da ubriaco con la lingua di fuori. Stranamente, sembra che il suo naso sia posto più in alto degli occhi, e proprio per questo, in aggiunta al particolare colorito rossastro della sua pelle, il suo aspetto ricorda quello di un pesce blob.
Avete capito benissimo, Vasco Shot, proprio per questa caratteristica, potrebbe essere un uomo pesce. Il pesce blob è mondialmente famoso per presentare un corpo flaccido, poco compresso ai fianchi, con testa grossa e occhi grandi. La carne di questo pesce è costituita per la maggior parte da una massa gelatinosa di densità leggermente inferiore a quella dell'acqua, che gli permette appunto di galleggiare sopra il fondale senza sprecare energie nuotando. Ora, se Vasco Shot fosse un uomo pesce di questa categoria, in quanto composto da un corpo gelatinoso, sarebbe insofferente alla stragrande maggioranza di colpi percussivi, come calci, pugni o testate. Una gran bella sfida per un nemico che non utilizza armi da taglio. Fun fact, il pesce blob è stato votato come animale più brutto del mondo lo stesso anno in cui Vasco Shot è stato introdotto nel manga. Sarà un caso magari, no? Ma credo che caratterizzare un sottoposto di Teach come un blob, dove comunque gli altri membri sono volutamente brutti e volutamente grotteschi nel design, sia davvero azzeccato. Come uomo pesce, inoltre, potrebbe essere un conoscitore del karate degli uomini pesce, e quindi essere, a sua volta, un artista marziale. Il suo essere perennemente ubriaco potrebbe consentirgli di sfruttare una propria variante dello stile ubriaco, una tecnica marziale sfruttata in moltissime altre opere, ma mai vista all'interno di One Piece. Voi potreste dire che Yozo, lo spadaccino polpo di Odi, combattesse da ubriaco, ma un conto è essere spadaccini e sbronzarsi perdendo così dolore e timore. Un altro conto è utilizzare un'arte marziale millenaria come lo stile ubriaco. Questo particolare stile marziale costituisce per chi lo pratica un impegno fisico notevole, infatti si compone di perdite di equilibrio volontarie, cadute e salti acrobatici, interruzioni e modificazioni continue del ritmo e cambiamenti repentini di direzione. È davvero difficile prevedere i movimenti di uno che utilizza uno stile simile, quindi diventa rognoso sia parare i colpi che portare i propri colpi a segno. E se ve lo dice uno che ha praticato arti marziali in tutte le sue sfumature, dovete fidarvi. Ad ogni modo, come detto, in tutti i battle shonen esiste almeno un personaggio che utilizza uno stile simile. Muten in Dragon Ball, in una particolare situazione, lo ha utilizzato. Lo stesso vale per Rock Lee in Naruto. Perfino in Beyblade, che in teoria col combattimento c'entra poco e nulla, c'era un rimando allo stile dell'ubriaco. Dubito sia ovunque fuorché in One Piece, anche perché sfruttare vari stili marziali all'interno della propria opera rende i personaggi più unici. Se tutti combattessero allo stesso modo, il lettore si annoierebbe e non empatizzerebbe con nessun personaggio. A conti fatti, Vasco Shot potrebbe essere l'unico membro della ciurma Kurohige a non essere fruttato. In quanto uomo pesce e conoscitore del karate tipico della propria razza, sarebbe un valido membro in grado di salvare i compagni qualora finissero in acqua. Inoltre, un uomo pesce, se fruttato, perde praticamente la sua carta vincente, ossia la possibilità di combattere in acqua. È proprio nelle profondità del mare che riescono a dare il meglio di loro, soprattutto il pesce blob. Inoltre, quello dell'ammaraggio è un evento già successo, a Teach quando stava inseguendo Ruffy a Jaya. Se ricapitasse una situazione simile e tutti i suoi sottoposti fossero fruttati, sarebbero letteralmente spacciati. Il personaggio condivide inoltre il proprio cognome e la propria data di nascita con Vasco da Gama, il famoso esploratore portoghese. Egli è famoso, tra le varie cose, anche per aver dato fuoco ad un'intera nave di civili. E considerando che anche Vasco Shot è famoso per le stragi di civili, credo ci sia un nesso tra i due personaggi, proprio tra i due eventi. Vasco Shot potrebbe riuscire a sfruttare l'alcol che ingerisce, combinandolo in seguito al controllo dei liquidi del karate degli uomini pesce per ottenere degli attacchi incendiari. Se non vi bastava il legame tra il fuoco e Vasco da Gama, aggiungo l'ultimo tassello del mio puzzle mentale. C'è un ulteriore elemento del suo aspetto che non vi ho ancora detto, proprio perché volevo dirvelo parlando di questa abilità. Vasco Shot, in testa, porta quello che sembra un cappello da giullare. E non sono forse famosi giullari anche per i loro spettacoli pirotecnici? Lo sputafuoco è un artista o giocoliere che letteralmente sputa fuoco dalla bocca. Il numero è di per sé semplice, ma estremamente pericoloso, tanto che quest'arte è annoverata tra le più rischiose fra le manipolazioni di fiamma. Esso consiste nel far uscire combustibile dalla bocca, incendiandolo, così che una grande fiamma si diparta dalla bocca del giocoliere. Beh, che dire, credo che ora abbiamo un quadro completo dei possibili poteri di questo personaggio. Ma come ormai sapete anche voi, in questa serie di video sui poteri di sottoposti di Barbanera voglio anche spingermi oltre e provare ad ipotizzare chi potrebbe essere il Mugiwara, nemico di ogni membro Kurohige.
per tradizione, così come Zoro si prende sempre lo spadaccino della ciurma e Sanji si prende sempre l'artista marziale della ciurma nemica, credo che un lottatore uomo pesce non possa che essere il futuro nemico del nostro sushi timoniere preferito. Secondo me l'avversario di Vasco Shot sarà appunto Jinbe. E finora, tra l'altro, non abbiamo mai visto il reale potenziale di una lotta al limite tra uomini pesce. Immaginatevi cosa potrebbe davvero uscirne, soprattutto se fosse uno scontro completamente svolto in quello che è il fondale marino. Accostare questi due personaggi viene praticamente scontato, ma non per questo lo scontro sarebbe noioso. Anzi, ma voi cosa ne pensate e quanto reputate valide tutte queste mie ipotesi? Fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio dei commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di One Piece Legacy. Se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare il canale. La bellissima fanart su Vasco Shot col potere della sbronza alternativa che avete visto in questo video è stata realizzata, anche a questo giro, dal buon Yonko Art, di cui vi lascio il link del canale Instagram nella descrizione di questo video. Sempre in descrizione comunque trovate il link di Pumpkin, in Telegram di One Piece Legacy e quelli di tutti i miei social per stare sempre aggiornati sul mondo del fumetto e per ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo con un altro video teoria a tema One Piece. Ciao ragazzi!